Hotel Grande A, dello scrittore olandese Kuiper, pubblicato per la casa editrice La Nuova Frontiera nel 2017, quindi un libro recente, diciamo così, di pubblicazione molto recente. Allora, Hotel Grande A è la storia di un ragazzino di nome Cos, che ha 13 anni e che si trova a raccontare in prima persona attraverso un diario registrato, perché in realtà le parole che noi leggiamo in forma scritta sono il frutto di una trascrizione di una registrazione, una sorta di storytelling appunto registrato. E Cos racconta appunto in prima persona un periodo particolarmente difficile della sua vita. Perché si trova a dover affrontare svariate sfortune che però, grazie allo sguardo ironico, disincantato e anche un po' così spontaneo, ingenuo, tipico degli adolescenti, diventano in realtà questi episodi sfortunati, diventano momenti tragicomici che regalano, insomma, perle, diciamo così, irresistibilmente ironiche al lettore. Quali sono queste sfortune? Beh, allora, innanzitutto la morte della mamma a causa di un tumore, anche se questa sfortuna non viene raccontata nel libro, cioè il libro comincia con già la perdita, insomma, la perdita ormai già avvenuta della mamma. Però, insomma, oltre alla perdita della mamma, il protagonista deve affrontare anche l'infarto del papà, che avviene proprio in un momento molto speciale, perché il papà si sente male mentre sta guardando Kos che tira un calcio di rigore facendo anche gol. Quindi c'è questo momento straordinariamente felice che coincide però con un momento straordinariamente drammatico. Oltre a questo, Kos deve anche fare i conti con una difficile situazione economica da affrontare, perché il papà malato in ospedale lascia al figlio Kos e alle tre sorelle un po' pazze del protagonista il difficile compito di gestire l'hotel Grande A, per l'appunto. E lì chiaramente succederà una serie di episodi particolarmente divertenti. Oltre a questo, Cos deve fare i conti anche con una passione adolescenziale travolgente, con tanto di pulsioni erotiche per la bella Isabel, che poi si rivela in realtà essere una ragazza molto sensibile, che permetterà a Cos di uscire in maniera molto, riuscire a rafforzare tutte queste esperienze. E poi Cos deve fare anche i conti con una relazione molto difficile con le sorelle. Tre donne, la più piccola delle quali, Pelle, è davvero un personaggio molto ben costruito, molto divertente, di un pragmatismo e di un cinismo da fare invidia a Woody Allen, e che regala davvero anche lei dei momenti davvero esilaranti. E ci sono questi continui scambi di punti di vista tra Cos maschio, che deve fare i conti con questo universo femminile di cui capisce veramente, veramente poco. Il senso di questo libro, quello che questo libro ha trasmesso a me, è l'idea che la vita sostanzialmente è un'altalena di momenti straordinariamente dolorosi e drammatici ed angoscianti, e momenti invece di grande ironia, di grande felicità. Lo stesso protagonista a un certo punto dice che la vita alterna appunto un'altalena di baci in cima a una duna e pianti su una tomba. Alla fine il libro si conclude con un happy ending di quelli, insomma, davvero gloriosi e grandiosi, cinematografici quasi, a tratti anche un po' banale, un po' scontato, anche se però non toglie questo happy ending, non toglie la bellezza e la freschezza, l'immediatezza, il coinvolgimento appunto che c'è invece in tutto il resto della storia, e che è dato sostanzialmente da uno stile molto fresco, da un ritmo incalzante, veloce, perché sono tante le azioni, tante le parti narrative, anche se non mancano appunto degli spunti di riflessione, dei momenti in cui il personaggio si ferma a riflettere sulla vita, definendola addirittura
con un'espressione che a me è piaciuta moltissimo e che ha colpito molto, una partita, la vita dice, ogni vita è una partita vinta in trasferta. Per cui la vita, nonostante appunto i momenti drammatici, i momenti di grande dolore, perché poi Cos passa dei momenti davvero drammatici quando ripensa alla mamma che non c'è più, quando vede il papà in pericolo di morte sul letto di un ospedale, nonostante tutto, però, nonostante le difficoltà, la vita vale comunque la pena di essere vissuta e di essere giocata, anche quando devi giocare appunto in trasferta. Quindi Hotel Grande A. Un libro insomma appassionante e coinvolgente, adatto a lettori esperti, ma non troppo.